prevista perché altrimenti non si riusciva ad approvare la legge, è stato l'aspetto relativo ai figli, che è l'argomento ancora oggi molto complicato e che porta moltissime persone ad avere dei dubbi sull'effettiva parità o meno. La legge sulla procreazione assistita impedisce, di accedere, alle coppie che non sono eterosessuali. Invece, per quanto riguarda l'aspetto dell'adozione, in alcuni casi pratici si è riuscito a risolvere, la problematica, con un'interpretazione estensiva di alcune norme. Ad esempio, all'adozione del figlio del partner che già da anni viveva in questo contesto familiare circondato da affetto, premure, eccetera. Comunque, io non mi trattengo ulteriormente su questi argomenti, ma sicuramente sono delle questioni che apparentemente sono semplici perché tutti siamo uguali, tutti abbiamo pari dignità. Poi, quando si scende nel concreto, diventa molto più complicato. Passo la parola al Presidente. Ci serviva questa precisazione di Bianca. Comunque io ho poco da dire, se non ringraziare tutti i presenti, e dire che mi viene la cosa più naturale da dire è che gran parte della sofferenza che ci portiamo addosso ce la creiamo noi, con la nostra ignoranza, con i nostri limiti. Per cui il fatto che se ne parli questa sera può essere l'inizio di un nuovo modo di affrontare il problema, se questo è un problema, ma il problema non è essere quello che si è e basta. Il problema è la difficoltà che l'altro ha di accettare l'altro per quello che è. E questo diventa difficile, fin tanto che non siamo un po' penetrati dalla cultura. E quindi il movimento parlare, parlare, parlare ci serve proprio per poter affrontare la questione. Bene, l'augurio che mi faccio è che ci facciamo e che si possa cominciare a parlare. Grazie. Grazie Presidente, quindi diamo subito la parola all'assessore Macri, assessore alla cultura, quindi il suo intervento è abbastanza atteso perché si parla di cultura, si parla di riconoscimento dell'altro, di approfondimento e conoscenza, è un ruolo importante quello che sta ricoprendo. Non sapevo neppure di dover intervenire. No, sono contento, no? È una gioia. Saluto Salvatore, Fuder, Sindaco. Ci vediamo spesso, no? C'è questo scambio tra Siderno e Ingegneria Superiore. Ci va bene a noi in questa fase. Saluto Giusy Massara, Lucio che rivedo dopo 2 anni, mi sembra, no? Perché siamo stati l'unico, forse uno dei pochi comuni che abbiamo pa patrocinato il Gay Pride allora, che è quello che... 2014. 2004. Non No, c'era no, il 2015 patrocinio. Poi ci siamo ricordo divisi. perché noi ci Ah, siamo poi insediati 2015. nel 2015. Mi ricollego subito a quello che diceva Sandra nella premessa. È difficile, no? Se tu pensi che qui c'è gente che viene, che frequenta questa biblioteca e appena sente la parola Pride, gli partono dei brividi dalle caviglie e gli si estendono fino al telaio mascellare. Poi, se sentono Grey Pride, è uno shock anafilattico, minimo. E frequentano la biblioteca, no? Cioè, siamo in un periodo in cui l'Italia è in un delirio totale. E il delirio è sui diritti, e il delirio è sugli immigrati, e il delirio è sul rispetto degli altri. Un delirio che vorrebbe quasi trasformare la giustizia in legge. E la legge non deve essere fatta più dal legislatore, ma dallo sceriffo. Ma la storia è dalla nostra parte. Io sono fiducioso, anche se noi pensiamo che il vero problema del delirio sia su Facebook. Lì c'è la fanteria, ma i generali sono all'interno dei circoli privati come una volta. Io ricordo, sono un amante di Pitagora, più dell'esteta, Lucio, che del matematico, no? E ricordo già i tempi di Pitagora, dove emergevano gli originali, gli indipendenti, quelli che avevano cura del corpo, della bellezza. Ed erano quelli che sono stati distrutti, ricordo due nomi in particolare dimenticati da molti, che sono Gilone e Ninone, no?
uno aristocratico, l'altro popolare, entrambi nemici dell'evoluzione, della costruzione di civiltà. E allora oggi è uguale, è sempre la stessa storia. Quindi se noi pensiamo che c'è da 4 anni la legge contro l'omofobia in Parlamento lì parcheggiata, no? Però quando io dico che la storia insegna, lo dico con cognizione di causa, perché sono convinto che chi parla alla pancia vive di poco tempo, mentre chi parla all'anima è diverso. Io sono convinto che tra 100 anni nella storia rimarrà Mimmo Lucano e non Matteo Salvini. Cioè a Mimmo Lucano dedicheranno dei capitoli, a Salvini forse un paragrafo o una nota in nero. Quindi questo mi dà una grossa speranza per quello che fa Lucio, quello che fa questa commissione. Veramente siete stati bravissimi, siete partiti come un gran finale. Veramente mi congratulo con voi, io sono veramente contento di quello che avete fatto, mi avete sorpreso in questo bel posto che è la biblioteca, che renderemo sempre più bello. E mi piace pure tanta gente che ho detto? Lì sbagliato? Ah, scusate. Quindi vi ringrazio veramente tanto, siamo insieme in questa battaglia che secondo me trasmetteremo, come dicevano nelle antiche Atene, agli altri. Quindi questo è il nostro compito, e anche se perdiamo una piccola battaglia, la storia ci darà ragione. Grazie. Grazie a te, assessore. Sono davvero onorata, tra l'altro, di aver trascorso un periodo in una relazione, no? Con questo assessore, oltre che nei banchi di scuola, non sembra, ma siamo coetanei. e mi fa piacere anche capire che dopo anni il confronto è sempre produttivo. Al di là di tutto, chi l'avrebbe mai pensato che tu saresti finito a fare l'assessore e io ti avrei diretto? Allora, andando oltre, io inviterei invece il sindaco, perché mi piacerebbe davvero dare questi imprinti, innanzitutto perché l'ufficio che dirigo come Eurofertas è da Gioiosa Ionica, e non me lo perdonerei se mi cacciasse per mancanza di riguardo, e poi perché è davvero un amico. Prego, Salvatore. Grazie per essere qua stasera con noi. A te la parola per salutare questa adunanza. Sì, un saluto breve. Ovviamente la scaletta, davvero io non sapevo assolutamente di intervenire, però quello che ho sentito da parte di Ercole e degli altri, intanto mi fa piacere essere qui, e penso sia anche un dovere di testimonianza esserci. Le cose che si sono dette sono quelle in realtà importanti. Noi abbiamo fatto qualche giorno fa un'iniziativa sui migranti, in occasione della giornata del rifugiato, e un po' i temi sono uguali, nel senso che ragionavo in quella sede, subito dopo la guerra, nel 48, noi ci siamo trovati insieme a scrivere delle regole. Quelle regole di cui parlava Bianca sono il patto sociale che lega questa comunità. E dentro questo patto sociale ci sta il riconoscimento dell'uomo in quanto tale in quegli articoli di cui si parlava. Valori che subito dopo la guerra noi abbiamo cristallizzato in questo patto sociale, ma anche dopo questi valori sono stati ripresi da altre carte importanti che vanno oltre l'Italia. Ci sono ormai tutte le dichiarazioni internazionali dei diritti, tutta una serie di altri documenti che hanno ripreso questi valori. Il punto qual è? È che queste regole che ci siamo dati, questi valori che hanno spinto la comunità a darsi queste regole, la comunità tutta, intendo da diversi orientamenti politici, stanno subiscono nel corso della storia un affievolimento visibile. Allora, all'affievolimento di quel tipo di valore che scrive quella norma e quella regola corrisponde ovviamente la società reale, quella costituzione materiale di cui si parla tanto. E quindi la capacità non solo di scrivere le regole, non solo di rispettarle, ma la capacità di essere convinti che quelle norme e quelle regole valgono per la comunità, fa la differenza. Cioè fa sì
Io penso che tutte le regole che ci diamo, a partire da quelle che sono dentro la Costituzione, ma anche le leggi in generale, in realtà si rispettano se c'è un convincimento intimo che rispettare la regola vale a qualcosa. Non c'è un apparato coercitivo tale che ci possa far rispettare tutte le regole e le norme che ci diamo. E le regole e le norme sono fatte per conservare e far progredire una comunità. Cioè una comunità si conserva e progredisce solo se è capace di osservare le regole, ma di osservarle per un intimo convincimento, per l'intimo convincimento che quel tipo di comportamento ha un valore per se stesso e per gli altri. Ora, questo discorso portato sul tema dei diritti civili e del riconoscimento in generale dell'essere umano in tutte le sue dimensioni deve essere un valore che dobbiamo irrobustire, perché probabilmente non lo è. Quindi l'orientamento di cui si parlava, non solo, cioè lo scegliere di vivere proprio orientamento, tutto il resto, deve essere comunque un aspetto che fa parte, sta dentro quella capacità, quella libertà di espressione che uno deve avere. E questo nostro Stato deve assicurare questo. E lo assicura sì con le norme, con le regole, ma lo assicura con la capacità di far pensare a tutto il corpo della comunità che questi valori sono valori importanti. Allora, ecco perché quella sfida di cui parlava l'assessore è una sfida culturale importante. E in questo tempo, come si è già detto, dove sembra che invece questi valori non soltanto si stiano affievolendo, ma sembra quasi che debbano essere messi in discussione per riscrivere un altro patto sociale, questa è la paura forse che ci spinge a dover probabilmente parlare di più, perché la cosa che mi sento di dire è questa: noi dobbiamo parlare di più tra noi e con gli altri per spiegare alcune cose, perché probabilmente la discussione è diventata una discussione stretta, stretta nel senso che la tendenza a semplificare sempre e comunque ci porta probabilmente a questo rischio di affievolire molti valori fondanti della nostra comunità. Allora, questa comunicazione così semplificata, così veloce, così rapida, ci sta facendo Esatto. perdere noi stessi la nostra identità culturale anche di popolo. Quell'identità culturale che dopo il 48, probabilmente quando veramente siamo venuti fuori da un dramma, allora probabilmente eravamo molto più coscienti. Ecco, questo andare avanti nel tempo ha prodotto probabilmente questo affievolimento. Ora, la necessità qual è? Di tornare a parlarci come facciamo stasera, di tornare a parlare con i ragazzi che scrivono delle cose assurde anche sui social. Vi racconto questa cosa e finisco, poi non entro ovviamente nel merito delle questioni perché non penso sia il mio ruolo, anzi ci sarà chi più di me riuscirà a fare delle belle cose. Però un ragazzo che comunque scrive delle cose su un social per classificare, c'è questa spinta sui Rom, sulla tolleranza sui migranti e tutto il resto. Però sui Rom fanno delle semplificazioni ormai molto precise. Allora dicono i Rom danno fastidio, i Rom, questo semplificare, cioè questo individuare tutti il popolo Rom come un popolo che è dedito alla delinquenza, all'essere a bivaccare, ma probabilmente può darsi pure che il 90% lo possa essere, ma per quel 10% non puoi dire i Rom. Allora, questa è una sfida culturale che bisogna vincere. Allora, io cercherò di incontrare anche quel singolo ragazzo, quel gruppo di ragazzi, per spiegare questo, che non si può semplificare, non si può mettere insieme, non si può, quando soprattutto si parla di uomini, utilizzare categorie che siano basate su appartenenza alla razza, agli orientamenti sessuali, a tutta una serie di cose che ci complicano la vita. Noi dobbiamo riprendere questi in mano, questo tipo di missione che noi abbiamo, di ricostruire uno Stato e una comunità, quindi, che
che condivide alcuni valori. E i valori di riferimento non dobbiamo inventarceli, ma sono quelli di cui parlava Bianchi, che sono dentro la nostra Costituzione. Per cui serve questo, serve parlare, serve incontrarsi, serve in una sola parola lavorare. Lavorare significa non soltanto lavorare dal punto di vista materiale per assicurarsi un sostentamento nella vita, ma lavorare significa anche occuparsi e lavorare dal punto di vista sociale dentro la comunità in cui si vive. Noi stiamo qui, viviamo questo territorio e qui dobbiamo lavorare, anche per liberarci di quelle categorie che spesso vengono utilizzate fuori, ma vengono utilizzate anche nei confronti del nostro territorio, del meridione in particolare. Ma questo è un altro discorso, un'altra partita un po' forse più lunga che varrà la pena anche approfondire. Grazie. Grazie, grazie Sindaco, grazie per essere qui anche come rappresentante della città metropolitana di Reggio Calabria, e a questo proposito chiamo Giuseppe.